Eccoci, bentrovati in diretta in questa puntata del nostro Instant Focus per continuare a parlare di finanza, ma lo faremo in modo un pochino diverso dal solito, perché andremo a trattare degli aspetti che sicuramente con la finanza c'entrano, anche se ad una prima battuta potrebbe non sembrare così, ad esempio ecco il tema della psicologia delle emozioni, ma poi parleremo anche di educazione finanziaria. Ce n'è un gran bisogno nel nostro paese perché lo sappiamo, l'Italia è un popolo di risparmiatori che sono soliti, ecco, tenere il loro tesoretto sul conto corrente senza poi investirlo e trarne quindi anche dei benefici. E lo sappiamo anche che, insomma, a livello di formazione scolastica, solamente di recente il governo ha introdotto proprio lo studio dell'educazione finanziaria, giustamente, ecco, nelle scuole, tra i più piccoli che sin dalla tenera età devono imparare a gestire il loro piccolo o grande patrimonio che sia. Ecco, parleremo di tutto questo con l'esperto che è venuto a trovarci qui in studio, ovvero Jonathan Figoli, CEO Professione Finanza e Family Economy. Ben trovato, Grazie mille, grazie. buongiorno e buongiorno a tutti. Bene, allora io direi partiamo proprio dall'aspetto psicologico, quello magari ecco che ci incuriosisce di più, perché la finanza, lo abbiamo detto tante volte, non è solo legata a delle questioni tecniche, a delle conoscenze ecco scientifiche, ma c'è poi tutto un aspetto emotivo che riguarda la psicologia, e le emozioni influiscono anche nel nostro approccio ai soldi e alla gestione dei risparmi. Ecco, quali sono le varie emozioni con cui ci dobbiamo confrontare e quali sono quelle più difficili anche da tenere a bada? Ah beh, ce ne sono sicuramente molte ed è stato comunque dimostrato da più di uno studio dove l'emotività riesce a influenzare maggiormente il nostro ritorno economico rispetto davvero all'investimento tecnico, all'asset allocation fatta. Tutto quello che riguarda le emozioni sono i famosi studi di Daniel Kahneman e di Richard Taylor, premi Nobel 2002-2017 per l'economia, che portano davvero nella direzione di quelli che sono i pensieri lenti e i pensieri veloci. Ahimè, anche vista la nostra scarsa educazione finanziaria, facevi benissimo a ricordare il fatto che oggi è diventata obbligatoria all'interno delle scuole. Ricordo sempre all'interno dell'educazione civica, e già questa risulta una singola ora nell'arco della settimana, quindi comunque è abbastanza ancora marginale, ma è già importante questo passo. Vista anche probabilmente la nostra bassa educazione finanziaria, siamo molto facilmente portati a prendere delle decisioni semplici, facili e quindi i famosi pensieri lenti che ci portano a fare degli errori anche di investimento. I famosi errori comportamentali si chiamano i bias comportamentali, sono stati individuati 247 bias, quindi davvero molto, molto importanti. Quelli principali per me, dal mio punto di vista, sono l'overconfidence, quindi il credere che noi stessi facciamo delle scelte assolutamente corrette, sensate, ragionate, definite, quando ahimè non è, soprattutto in ambito finanziario, spesso così. L'altro aspetto è l'ancoraggio, quindi ci prendiamo a riferimento dei dati, dei concetti per pensare di fare degli investimenti migliori. Un esempio che faccio in questo caso è il ritorno del BTP valore, ultimamente è stato assolutamente emesso, ci siamo stati ingolositi da questo rendimento del 3,6%, che è un qualcosa che non vedevamo da 6 anni, da una decina d'anni a questa parte, quindi è un qualcosa che ci ha ingolosito perché l'abbiamo visto particolarmente alto. Ecco, non abbiamo ragionato che un tasso fisso su un'obbligazione pluriennale in un periodo di innalzamento dei tassi di mercato nella realtà è deleteria per il nostro portafoglio. Quindi ecco perché la psicologia, l'emotività, l'emozione spesso ci porta a fare delle scelte errate nel corretto asset allocation, o meglio nella corretta gestione dei nostri soldi e dei nostri denari. Ecco, emozioni che influiscono poi anche sulla conoscenza, perché magari ci facciamo prendere dall'emotività, hai fatto l'esempio del BTP valore, non sapendo qual è lo scenario complessivo che ci sta dietro. Quindi, insomma, ecco l'aspetto emotivo che deve sempre essere associato alle competenze di base. A proposito, ecco, di psicologia e di emotività, certamente saranno sempre le persone a fare gli investimenti, però è vero che la digitalizzazione continua a galoppare sempre più velocemente, che nel futuro, già nel presente, ma soprattutto nel futuro, avremo un nuovo strumento in più, quello dell'intelligenza artificiale. Secondo te ci aiuterà a tenere a bada la componente emotiva? Sì e no, specifico meglio quello che è un po' il mio sentiment nei confronti dell'intelligenza artificiale. Ci aiuterà sicuramente sì a livello tecnico a fare lo stock picking, il bond picking, a individuare quindi gli strumenti finanziari da andare a acquistare, anche grazie al ritorno
ritorno della correlazione, quindi della capacità del valore aggiunto che c'è nella diversificazione di portafoglio. Però lo vedo molto come uno strumento per tecnici, per analisti, per le grandi case di investimento, per gli asset management che già iniziano davvero a impostare con l'intelligenza artificiale le loro strategie di investimento. Ma penso che l'emotività dell'essere umano sarà sempre difficilmente gestibile da una macchina, e quindi il ruolo di un consulente finanziario, persona che ha sempre avuto un multiruolo, no? Psicologo con il cliente e tecnico con i gestori, quindi questa sorta di Google Translate delle emozioni finanziarie, sarà sempre, forse ancora di più, importante nel momento in cui aumenta la complessità delle soluzioni di investimento da andare a individuare, anche grazie all'intelligenza artificiale. Ecco, questo è interessante, noi ne parliamo spesso, no, del cosiddetto fattore umano, che fine farà? Ci sarà, continuerà ad esistere, però appunto farà da tredunione, ecco, tra le varie componenti. Abbiamo parlato all'inizio di questo nostro focus dell'educazione finanziaria nelle scuole per cercare, ecco, di invogliare i più giovani a accrescere le proprie competenze nella materia, però dobbiamo dire, ecco, che in realtà l'Italia è un popolo che sta invecchiando anche sempre di più. Ormai, insomma, tutti gli sviluppi che ci sono stati nella medicina hanno portato, ecco, in avanti l'età, e per quanto riguarda le ripercussioni proprio in ambito finanziario, beh, dobbiamo sottolineare un dato, che i 2/3, ecco, dei patrimoni, quelli belli sostanziosi, oltre i 200.000 euro, sono proprio in mano agli over 55, quindi, ecco, c'è questa fetta di popolazione estremamente interessante dal punto di vista degli investimenti. Come sfruttare tutto questo? Io faccio un passaggio in più in quello che stai raccontando. È sicuramente oggi la ricchezza in mano agli over 55, ma per fortuna, e io sottolineo per fortuna, non c'è più l'idea del pensionato che a 65 anni con le ciabatte sul divano guarda la televisione. Oggi si parla sempre più, sempre meno, se vogliamo, anche di silver economy, individuata come una singola aspetto in una singola fase della vita, ma è sempre più importante parlare dal mio punto di vista di longevity economy. Quindi iniziare a pianificare, non dico già da bambini alle elementari, ma comunque andare a imparare l'importanza di pianificare nel lungo periodo tutte quelle che possono essere delle esigenze, anche perché iniziare a lavorare 80 anni per coprirsi quello che è un allungamento anche della vita, dell'aspettativa di vita, è un po' difficile, quindi bisogna sempre andare ad anticipare questi concetti. E su questo, ritornando, se mi permetti, un po' al tema dell'emozione, dell'emotività di cui parlavamo all'inizio, un tema per me molto importante che stiamo portando avanti è quello del rinoceronte grigio. È una sorta di prosecuzione di quello che è il cigno nero. Il cigno nero ormai è nella bocca di tutti, e le persone che seguono l'aspetto finanziario, è tutto ciò che è inaspettato che poi diventa normale. Il rinoceronte grigio in realtà è quella cosa che ti puoi aspettare possa venire perché i sentiment ce li hai, ma ti fa talmente paura il fatto che possa accadere che non vuoi nemmeno affrontarlo fin tanto che non lo trovi davanti. Ma se ti trovi davanti al rinoceronte grigio, non riuscirai né a scappare né ad affrontarlo fisicamente. Gli esempi un po' è quello del cambiamento climatico. Sappiamo che c'è, sappiamo che esiste, ma facciamo ancora fin troppo poco, no, per poterlo affrontare. E l'altro grande esempio è proprio quello della previdenza. In quanti vanno, appena sottoscrivono il primo contratto di lavoro, a versare il TFR alla previdenza complementare, a cercare di risparmiare qualcosa per il tema della longevity economy? Ahimè, ancora troppo pochi. Quindi da un punto di vista emozionale, emotivo, questo per me è un aspetto sul quale mi piace l'idea di proporre molta sensibilità in questa direzione, proprio perché la longevity economy, l'età media si allunga, ci sono sempre più esigenze, soprattutto nella seconda parte della vita, pensate davvero alle long term care, autosufficienza, a tutto ciò che riguarda davvero le esigenze di chi è avanti anche con l'età. Non puoi farne fronte, non puoi affrontare il rinoceronte grigio quando ci sei a un metro, ma devi pensare molto prima come poter affrontare quell'eventuale momento in cui sei. Ecco, a proposito di rinoceronte grigio, vediamo se ho imparato bene la lezione. È un concetto che si può applicare anche all'inflazione, perché diciamo che le banche centrali ce l'avevano lì sotto gli occhi per tanto tempo, ma hanno fatto finta di niente per un certo periodo e poi l'hanno dovuta affrontare. È stato inevitabile in modo diverso. Abbiamo visto, insomma, gli interventi della Fed, della BCE. Adesso i dati fortunatamente stanno migliorando. Proprio in settimana abbiamo commentato, ecco, l'inflazione
l'inflazione, il dato dell'inflazione statunitense, anche se non siamo ancora vicinissimi al famoso target del 2%. Ecco, l'inflazione sta erodendo il nostro potere d'acquisto. Quindi io ti chiedo quali sono le strategie per affrontarla al meglio. Sicuramente non tenere i soldi sul conto, perché l'inflazione appunto via via appunto erode anche il nostro patrimonio. Quindi che cosa dobbiamo fare? Beh, sono tante le cose che si possono fare, sono anche tante le cose che non si devono fare, come appunto lasciare i soldi sul conto corrente. Ecco, forse anche questo è un bel esempio di quanto oggi l'educazione finanziaria in Italia, ahimè, sia molto bassa. In tutti quelli che sono i sondaggi, le indagini internazionali, siamo agli ultimi posti, anche dietro paesi come Lesotho, l'Azerbaijan, che con tutto il rispetto, ecco, non mi sarei mai aspettato avessero una maggior consapevolezza nella gestione dei soldi rispetto a noi. Quando l'inflazione era in doppia cifra lasciavano i soldi sul conto corrente. L'inflazione adesso è comunque alta e ahimè rimarrà alta probabilmente per qualche anno, ecco, non è destinata a fermarsi, quindi non è solamente legata all'approvvigionamento energetico che l'ha fatta scoppiare, ma oggi andare di nuovo a selezionare il titolo di Stato con un tasso fisso pluriennale in un momento così comunque di inflazione elevata non è la scelta migliore da fare. E questo ritorna al tema del BTP Valore, perché comunque ha avuto un record sia di sottoscrittori, di numero di sottoscrittori, piccoli risparmiatori, sia di controvalore, no? Di quello che è stata, che è stato ovviamente l'investimento. Nel cosa si può fare oggi è difficile, perché si affrontano le nostre più grandi paure emotive. E ritorniamo sempre al tema dell'emozione, ma è quello di cercare di aumentare la nostra consapevolezza, la nostra capacità di affrontare la volatilità e quindi l'incertezza. Allungare l'orizzonte temporale, ahimè oggi difficilmente si investe con un orizzonte temporale superiore ai 2 anni, 2-3 anni, quando invece bisognerebbe investire minimo 5 se non 10 anni. Ci sono anche qua studi molto interessanti che dimostrano come la vera ricchezza sui mercati finanziari si crea quando si hanno orizzonti temporali anche superiori alle generazioni, quindi proprio in ottica di lunghissimo periodo, mentre invece fare il trading, ovviamente a meno che non si sia degli esperti, ma in Italia ci si illude, overconfidence, di essere tutti degli esperti, ma poi difficilmente li si è, nel breve è difficile riuscire a ottenere del beneficio. Ecco, prima mi faccio la domanda cosa si può fare oggi. Sicuramente una soluzione nel risparmio gestito, quelli che possono essere delle soluzioni anche legate al termine obbligazionari di bond picking, quindi il gestore che va a selezionare di volta in volta quelli che possono essere degli strumenti obbligazionari, inserire in un portafoglio anche in base a quelle che sono le aspettative di rialzo dei tassi di interesse, è sicuramente importante. Nel medio lungo periodo, soprattutto nei momenti di crisi, sarebbe l'ideale andare ad aumentare invece la componente azionaria, che è quella che ci fa più paura per un concetto di emotività, ma che è quella che nel medio lungo termine invece poi ci porta le soddisfazioni maggiori. Ecco, dalla soluzione che tu ci hai descritto emerge un termine che noi consigliamo spesso, cioè quello della diversificazione, no? Abbiamo parlato di azionario, di obbligazionario, insomma un mix che comprenda tante variabili. Ecco, oltre al termine diversificazione, per la costruzione di un buon portafoglio, se ci vuoi dare ancora una parola chiave, un consiglio, ecco, uno spunto ulteriore. Più che una parola chiave, un consiglio, e quindi quello di affidarsi, nel senso che per me l'aspetto migliore è proprio quello di creare insieme al proprio consulente di riferimento un piano strategico di cosa vogliamo andare a fare, non il pensaci tu, perché affidare davvero le proprie scelte a qualcun altro portano comunque a fare delle scelte sbagliate, anche se l'altro è una persona assolutamente affidabile, competente e quant'altro, ma pianificare insieme quali possono essere le esigenze, quali possono essere anche le volatilità che riusciamo a sopportare. Quindi sì, fin tanto che perdiamo questa cifra non andiamo in panico, è quell'aspetto davvero molto importante. Un altro consiglio che mi sento di darti è panacea di tutti i mali, no, ma consiglio a dare in ogni situazione di mercato è quello del piano di accumulo. Se io oggi vado a accantonare un piccolo risparmio mensile, bimestrale, trimestrale e lo accantono, essendo piccolo il risparmio che vado ad accantonare, non sto a guardare ogni giorno l'andamento dei mercati e delle borse, ma guardandolo in un orizzonte più di lungo respiro sicuramente avrò delle sorprese positive. Cioè non mi aspetterò di aver accantonato, e grazie all'interesse composto, che ricordo sempre essere l'ottava meraviglia
via definita da Einstein, soprattutto per investimenti superiori ai 15 anni, ecco di nuovo l'orizzonte lungo, ho un vantaggio molto importante da queste, dall'accantonamento continuo di quelle che sono delle cifre, anche piccole, e anche recenti indagini di Assogestioni hanno individuato come la metà degli investitori in fondi comuni investono comunque cifre inferiori ai 14.000 euro, quindi è comunque uno strumento, quello del fondo comune investimento, alla portata di tutti, anche chi ha cifre comunque contenute. Certo, noi ce li siamo segnati a questi consigli che sono molto preziosi, perché al di là della descrizione dei mercati che noi facciamo quotidianamente, servono ecco questi focus per dare poi dei consigli pratici proprio, ecco, noi vogliamo essere anche utili per i nostri telespettatori, e sicuramente tu ecco ci hai dato ecco dei consigli e delle dritte molto significative, e io ti ringrazio Jonathan Figuli, CEO professione Finanza e Family Com, per essere stato con noi. Ci rivedremo sicuramente, perché insomma qua è la casa della finanza, dell'economia, e quindi faremo altri focus dedicati ai vari aspetti che ci aiutano poi a gestire al meglio il nostro patrimonio. Benissimo, sarà assolutamente un piacere, mi auguro davvero di aver portato almeno uno spunto nel migliorare la nostra consapevolezza finanziaria, e quindi l'importanza del benessere futuro che i nostri soldi ci possono dare. Molti ne hai portati più di uno, io ti ringrazio davvero. Bene, termina qui il nostro Instant Focus, ma non la programmazione di Le Fonti TV, quindi mi raccomando, restate con noi.